Le relative sono proposizioni che modificano, cioè le relative svolgono la stessa funzione che svolge un aggettivo che modifica un sostantivo. Per esempio, il professore da solo, senza aggettivo, può essere modificato da un aggettivo. Per esempio, il professore simpatico, il professore intelligente. Ecco, vedete che c'è una modifica. Oh. Il professore? Modesto. Modesto, ecco, bravo, esatto. Forse. Ecco, oppure una posizione, cioè le relative svolgono la stessa funzione di un attributo, quindi di un aggettivo, oppure di una posizione all'interno di una frase, lo svolgono all'interno di un periodo. Bene, le relative sono introdotte da un pronome relativo, conosciamo i pronomi relativi, che è il quale, la quale, cui, e poi anche eventualmente gli avverbi relativi come dove. Benissimo. I pronomi relativi svolgono una duplice funzione, stai zitta per favore. Cioè, prima, introducono la relativa. Seconda funzione, servono appunto per modificare. Per modificare che cosa? Un antecedente, cioè un termine che precede la frase relativa a cui il pronome relativo si riferisce. Quindi, per esempio, ho conosciuto il tuo amico che è una persona simpatica. La frase relativa non si riferisce a tutta la principale, a tutta la reggente, ma si riferisce solo al tuo amico. Modifica, in questo caso per esempio chiarisce chi è quell'amico, no? Chi è il tuo amico? È una persona intelligente. Ecco, vedete, la frase e il pronome relativo svolge una funzione logica che abbiamo studiato, vi ricordate, nel primo quadrimestre, può essere soggetto, può essere complemento oggetto, comunque svolge una funzione logica all'interno della frase. Qui vediamo uno schema di una frase relativa. Come vedete, la frase relativa dipende da un antecedente, quindi da un pezzo della frase che regge, ecco. Le relative sono proposizioni che espandono un elemento nominale, quindi che espandono un nome oppure espandono un pronome. Per esempio, ti ricordi quello che ti ho detto l'altra volta? In questo caso la relativa si riferisce a un pronome, non a un nome. Anche ti ricordi quella volta? Sì, esatto, quella volta in cui, sì, ecco, sì. In questo caso è un nome, volta. Ti ricordi quella volta? Ok, quindi... esprime un elemento nominale in cui il pronome relativo iniziale fa anche da congiunzione in un certo qual modo, cioè introduce la frase relativa. Le forme, passiamo direttamente alle forme. Le frasi relative possono essere in forma esplicita e quindi possono trovarsi all'indicativo oppure al congiuntivo. Aspetto il momento in cui tu ti decida a stare zitta. È espresso con il congiuntivo, ti decida, verbo decidere al congiuntivo presente, oppure alla condizionale, quindi per esempio io sogno sempre un po' di attenzione ed impegno in questa classe che probabilmente rimarrebbe solamente a livello di desiderio se voi non vi impegnaste diversamente. Che rimarrebbe a livello di desiderio è una frase relativa esplicita espressa con condizionale. Insomma, noi dobbiamo riconoscere le frasi relative. Attenzione, soprattutto faremo degli esercizi in cui distingueremo quando il che è congiunzione e quando il che è pronome relativo. Quando il che è congiunzione introdurrà una soggettiva, un'oggettiva, eccetera. Quando invece il che è pronome relativo introduce ovviamente una frase relativa. Attenzione, ci sono anche le relative improprie, cioè, come possiamo vedere qui a pagina 210, relative che però di fatto svolgono un'altra funzione. Quindi per esempio, valore di soggettiva oggettiva, qui sarebbe nel caso in cui vi è un pronome misto, pronome doppio, chi ci ha preceduti ha fatto piazza pulita, quindi chi ci ha preceduti sarebbe colui che ci ha preceduti, ecco. Qui dice valore di soggettiva oggettiva addirittura, lo chiama in questo modo, altri invece dicono che questa è ancora una frase relativa, perché c'è sottinteso chi, al posto di chi, un colui che. Valore causale. Io
diciamo, vi metto un più, che così capite cosa vuol dire fare esattamente il compito con diligenza. Che così capite sta per poiché così capite, ecco. E quindi è una causale più che una relativa. Poi potrebbe avere un valore concessivo. La vostra compagna, che dovrebbe stare zitta, invece continua a parlare. Ecco, in questo caso, non stavo parlando di te. Ecco, sì. Quindi, che dovrebbe stare zitta ha un valore concessivo, anche se dovrebbe stare zitta, continua a parlare. Il valore finale, aspettavo qualcuno che mi aiutasse in quella situazione, affinché mi aiutasse in quella situazione. Valore consecutivo, non c'è motivo che tu resti, non c'è motivo tale che tu resti. Valore temporale, sono vicini i giorni in cui si potranno indossare i pantaloni corti, ma fuori dalla scuola. Anch'io voglio portare i pantaloni corti al Vico. Vabbè, d'accordo. Comunque al Vico non si può portare. In vacanza, in estate, fuori da scuola. Non ho visto ancora qua. Le ragazze possono tutto. Valore condizionale. Affronterà tutti i problemi che si dovessero verificare. Se si verificheranno dei problemi, li affronterà. Ci sono anche relative in forma implicita. Per esempio, l'affresco raffigurante una scena di caccia è stato restaurato. Raffigurante, che raffigura una scena di caccia, participio presente, è una frase relativa implicita. Possono esserci anche relative implicite con A più infinito. Per esempio, la mostra allestita al pian terreno ha attirato molti visitatori. Allestita al pian terreno ha attirato a molti visitatori. Allestita col participio perfetto. Oppure non sarà lui a fare il primo passo, è una relativa implicita con A più infinito. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.